All'indomani della grande festa per celebrare i 20 anni dello Statuto Speciale della Regione, il Friuli Venezia Giulia si sveglia con la doccia fredda di una indagine per peculato avviata dalla Procura di Trieste dopo il blitz della Guardia di Finanza nelle aule del Consiglio regionale di qualche settimana fa. Le cerne gialle se ne uscirono con un bel pacco di documentazione, con centinaia di scontrini e fatture sequestrati. In mezzo c'erano anche rimborsi chiesti e ottenuti per serate in locali pubblici, cene, pranzi, colazioni e un'altra serie di spese di carattere personale. In termini numerici, la contestazione riguarda le spese di rappresentanza sospette per quasi 900.000 euro su un totale di 2.700.000 euro a disposizione dei gruppi. Un terzo della spesa generale, una cifra tanto elevata da spingere la Corte dei Conti ad avviare un'indagine. Anche se non senza difficoltà e recalcitranze, tutti i 7 gruppi consigliari del Friuli Venezia Giulia hanno diffuso ieri, uno dopo l'altro, i resoconti delle spese. Ogni gruppo può contare su una cifra di 2.211 euro al mese a consigliere, più 10.870 euro ai gruppi con almeno una donna, più un'ulteriore quota se i gruppi non si avvalgono di tutto il personale che la legge mette a disposizione. Su questa base, in ordine decrescente, il partito di maggioranza, il PDL, ha ottenuto nel 2011 quasi 800.000 euro, il PD 576.000 euro, la Lega quasi 480.000 euro, ma ha speso 165 euro in più rispetto alla disponibilità, Selle di Fondazione Comunista 76.900 euro, il gruppo misto quasi 300.000 euro, UDC 265.000 euro, Cittadini quasi 160.000 euro e IDV 106.000 euro, ma anche IDV ha speso 12.000 euro in più rispetto alla disponibilità. Si tratta di bilanci molto succinti, in cui entrate e soprattutto spese vengono mostrate per macro aree. Difficile da queste cifre capire se ci siano stati o meno abusi per spese allegre. I documenti dettagliati sono però nelle mani della Procura, che ora verificherà se ci siano stati casi di utilizzo del denaro pubblico per scopi privati. Questo in sintesi il significato di peculato, ma per ora nella Corte dei Conti e nella Procura hanno fatto i nomi di singoli consiglieri indagati.